non fare in modo che sabato, quando si celebreranno i 60 anni dai trattati di Roma che diedero l'impulso maggiore e l'inizio al percorso di integrazione europea, soltanto ai leader dell'austerità da una parte e ai sovranisti e a coloro che pensano era questo, 3 mesi fa. E ci siamo, quando ci siamo messi insieme, abbiamo detto che facciamo e abbiamo detto no, non si può. Non si può proprio, non si può proprio, perché siamo tanti e sappiamo che siamo tanti a pensare che dobbiamo fare un'operazione, ma che insieme possiamo fare, e cioè di cambiare l'Europa e salvarla. Per salvare l'Europa la dobbiamo cambiare e bisogna spezzare questo circolo vizioso che è stato creato dalla leadership europea, che sta suicidando il progetto europeo, che con l'austerità crea disuguaglianza, crea frustrazione, crea paura, e della paura e della frustrazione sociale si approfittano i movimenti reazionari e razzisti, che se la prendono con i migranti, e così aumenta l'odio contro i migranti e alla fine ci rinchiudiamo nelle frontiere. Le frontiere lo sappiamo bene che sono delle prigioni, non proteggono nessuno, imprigionano tutti, i migranti e noi. E questo discorso siamo riusciti a farlo in tanti, veramente in tanti, tanti e diversissimi. Ci abbiamo una delle coalizioni più grandi che siano stati messi in piedi negli ultimi anni in questo paese. C'è la CGIL, la CISL, la UIL, i COBAS e la FIOM. Ci stanno tutti i partiti della sinistra e anche il Partito dei Verdi europeo. Ci stanno anche parlamentari del gruppo socialista, oltre che ovviamente la sinistra europea, il GUE e Transform, che oggi qua ospita quella che sarà probabilmente l'iniziativa più grande e che ci ha messo dall'inizio tutte le sue energie, le sue volontà. Io ringrazio tantissimissimo i compagni di Transform, Roberto per primo, ma anche gli altri e i compagni europei, perché se non c'erano loro questo atto di volontà creativa non saremmo riusciti a compierlo. E oggi ci sono i seminari, quelli che terminano alle 6, poi saremo qua. Domani all'università, per tutto il pomeriggio, ci saranno ancora seminari su diversi argomenti. Se non avete il programma potete venire a consultarlo qua, e comunque in giro si trova. Ecco, comincia la distribuzione del programma. Se trovate i seminari dove volete andare, considerate che ci saranno un sacco di ospiti stranieri e europei, ma anche c'è una grossa delegazione del Maghreb, del Mashrek, del Marocco, della Tunisia, ci stanno compagni palestinesi e compagni israeliani che stanno finendo adesso il loro seminario e che sicuramente verranno qua. C'è un po' di tutto, le associazioni, penso che abbiamo fatto il pieno delle associazioni europee, quelle ambientaliste, la federazione per la difesa dei portatori di handicap, le associazioni come l'ARCI, la Via Campesina che si riunisce qui e in questi giorni ha qua il coordinamento europeo dei contadini della Via Campesina, che sarà in piazza il 25 con noi. C'è un appello importante che costituirà uno spezzone del corteo, che si chiama Libertà di Movimento Europe for All, che è stato lanciato da alcuni centri sociali, che si concentra soprattutto sulla libertà di movimento, sulla questione migrante, che insieme al Baobab porterà in manifestazione moltissimi migranti e strutture che fanno l'accoglienza e la solidarietà. Domani c'è da partecipare ai seminari, ma soprattutto per chi può, e questo è veramente un appello che vi facciamo col cuore, c'è da cercare di fare in modo che di comunicare a più gente possibile, perché abbiamo altre 36 ore, che l'appuntamento è alle 11 a Piazza Vittorio.
Guardate, sabato 25 marzo a Piazza Vittorio alle 11 è un appuntamento importante. È un appuntamento importante perché, diciamoci la verità, ci conteranno. Faranno il paragone con gli altri cortei. E noi vogliamo essere tanti. Avremo la possibilità di stare assieme, uniti nelle nostre diversità, insieme a quel fronte che abbiamo chiamato radicalmente europeista, e arriveremo al Colosseo. Al Colosseo, intorno all'una e mezza, alle due del pomeriggio, ci sarà la convergenza dell'altro corteo, quello che partirà a mezzogiorno da Bocca della Verità, che è il corteo organizzato dal Movimento Federalista Europeo. Noi siamo molto felici di questa convergenza che si è realizzata, perché è stata una convergenza in cui, nonostante le differenze, spesso anche di stile o di modo di fare o di culture da cui veniamo, però ci siamo messi insieme proprio per senso della necessità. Ci abbiamo l'idea che per l'Europa girino mostri, girano tantissimi mostri, e abbiamo talvolta la sensazione che anche noi stessi non riusciamo a capire che bisogna cambiare marcia, perché di fronte al pericolo che vincano i mostri non si può fare il lavoro che facciamo tutti i giorni, quello che abbiamo fatto sempre per tanti anni. Non basta, non è sufficiente, bisogna fare qualche cosa di più, come hanno fatto tutti quelli, e non sono poi così pochi, nei paesi europei dove era fortissimo il rischio della vittoria dei reazionari e dei razzisti, dei movimenti xenofobi alle elezioni, e dove quei movimenti alla fine, nonostante la grande propaganda dei media, vinto non hanno. Ultima l'Olanda, che ha dato una bella lezione, perché, diciamo, se si guarda per bene quello che è successo là, si è presa una bella batosta quello che sembrava il favorito, che era il movimento razzista, xenofobo, islamofobo, ma hanno preso una bella batosta anche tutti i partiti che rappresentano i falchi dell'austerità europea. Quindi è possibile vincerli insieme, i falchi dell'austerità, i razzisti, quelli che vogliono le frontiere, e noi radicalmente europeisti ce la metteremo tutta. Io penso che abbiamo fatto un'impresa doverosa, e sono convinta che se ci mettiamo veramente in queste ultime 24 ore un po' di entusiasmo tutti quanti in piazza il 25, possiamo far vedere che siamo tanti, che tendenzialmente siamo maggioranza e che vogliamo superare quella che è la nostra debolezza più grande, che è solo e soltanto la frammentazione. Solo e soltanto la frammentazione. Quando ci mettiamo insieme siamo capaci di fare grandi cose, e soprattutto di comunicare alle persone che c'è un posto dove stare, non 10.000. E da questo punto di vista, se il 25 saremo abbastanza in piazza e saremo capaci a fare la manifestazione all'altezza dello schieramento che abbiamo messo insieme, possiamo dire che avremo fatto un primo passo, e che il 25 non è che l'inizio, e che continueremo a combattere assieme. Buon lavoro!